Good afternoon. We are at ISM 2017, and we are arrived at the 8th edition, and we are so excited to host this meeting in Rome. Now we are with Angelo De Sidera, the ANIF Ambassadors Delegate in Europe Active, and we are with Alexis Bartakoulis, an international educator in fitness sector, and also a member of Europe Active's Professional Standard Committee. I'd like to know you, Alexis. I know that tomorrow you are going to speak about the medical fitness, or the match between chronic disease and fitness, how fitness can be an healthcare for chronic disease. You can speak about this theme, this hot topic. Yes, it's a very hot topic because the current demographic status of global population meets four main characteristics: aging, physical inactivity, obesity, and prevalence of chronic conditions. So as fitness industry at global level, we need more well-trained exercise professionals in order to handle all these cases. So we need more exercise specialists, not only fitness instructors or maybe personal trainers. We need more skills, more well-educated personnel at the fitness clubs. Quindi siamo International Standard Meeting e siamo qui con Angelo De Sidera, che è il nostro delegato in Europe Active per ANIF, e con Alexis Bartakoulis, che è un educatore internazionale nel campo del fitness, oltre ad essere il membro del comitato per gli standard di Europe Active, che si occupa proprio di definire gli standard educativi nel settore del fitness. La domanda che abbiamo fatto è: dal momento che lui domani parlerà della connessione tra le malattie croniche e il fitness, cioè come il fitness o l'esercizio fisico può essere una cura nei confronti appunto delle patologie croniche, diciamo, qual è il suo punto di vista su questo aspetto, e come ci diceva appunto, in realtà serve un'educazione specializzata avanzata per i trainer, gli istruttori che desiderano appunto essere adatti e curare anche, diciamo, le malattie. Non è una forma di cura, ma è sicuramente, diciamo, una delle modi per l'attività fisica, un modo per prevenire e anche per curare in parte queste malattie, giusto Angelo? Sì, corretto, sì, condivido pienamente, ed è esattamente così. Chiaramente Alexis puntualizza che gli istruttori del futuro non saranno soltanto degli istruttori, semplici istruttori, ma con competenze specifiche per le categorie dei disease che ci sono e che chiaramente sappiamo essere molto molto importanti per battere e combattere alcune malattie importanti come diabete e altre. Alexis, let me just ask you something. We know you are worldwide educational instructor and presenter, and we know you already have traveled a lot from Philippines to China, India, as Europe. So what is your idea of fight or inactivity as a personal, professional trainer? What do you suggest to our member? We're facing a new landscape, and that means new opportunities. The average client has many different needs and maybe some health conditions. The problem is that the average personal trainer is not 100% ready to handle all these situations, because these trainers don't have the adequate communication skills. We need more inspirators, more coaches, not only trainers. So it's all about motivation, inspiration, and communication. Only technical skills, certification, even academic degrees don't work. We need to be very close to the real needs of this clientele. Great. Let me translate.
Allora, Alexis dice, beh, la ricetta è diciamo semplice, non basta più, questa è una conferma delle capacità tecniche degli istruttori, ma serve che i nuovi istruttori abbiano dei mentori, dei preparatori professionali a ricercare la giusta motivazione, la giusta condizione, anche spirito, per motivare le persone. Quindi la sola conoscenza tecnica in questo momento non è più sufficiente per affrontare le nuove sfide, per combattere in attività fisica. Thank you, Alexis. Thank you very much. Thank you. Thank you.